Consumo di acciaio nel 2019 resta il segno positivo, ma si rallenta secondo lo short range outlook della World Steel Association, più 1% per l'Italia in linea con il resto del mondo, a pesare la riduzione del commercio estero e le incertezze politiche europee. Produzione italiana di acciaio, quinto calo consecutivo a marzo, prodotti 2,27 milioni di tonnellate, in calo dello 0,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, lo dicono i numeri di Federacciai. Via libera ufficiale della Commissione europea alla cessione degli impianti ArcelorMittal alla Liberty House, tra essi anche il laminatoio piombinese della Magona, l'operazione dovrebbe chiudersi entro giugno. Aste Avvegna Insieme per l'Ambiente ha presentato il nuovo generatore di vapore a recupero di calore che permetterà di non emettere in atmosfera 30.000 tonnellate di CO2 l'anno, investimento di 4 milioni di euro. Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Siderweb. In primo piano quest'oggi parliamo del consumo di acciaio a livello italiano e mondiale. La World Steel ha infatti pubblicato l'ultimo short range outlook che dice che quest'anno ed il prossimo la domanda di acciaio rimarrà comunque con il segno più, ma è in rallentamento rispetto allo scorso anno. Sentiamo. In crescita ma con un ritmo inferiore rispetto al 2018. E questa è la prospettiva del consumo di acciaio nel mondo, secondo la World Steel Association. Nell'ultimo short range outlook, l'Associazione dei produttori siderurgici mondiali stima un aumento della domanda dell'1,3% nel 2019 e dell'1% nel 2020, contro il più 2,1% del 2018. Quanto all'Italia, nel prossimo biennio dovrebbe seguire l'andamento del resto del mondo. La World Steel prevede una crescita del consumo di acciaio dell'1% nel 2019, con 26,7 milioni di tonnellate, un incremento che diventerà dell'1,3% nel 2020, con una richiesta che dovrebbe assestarsi intorno ai 27 milioni di tonnellate, un tasso di crescita lontano dal 5,2% tendenziale del 2018. La richiesta mondiale di acciaio quindi continuerà quest'anno a salire ma con tassi più moderati a causa di un minor dinamismo dell'economia globale. Tradotto in numeri, ciò significa che il 2019 si chiuderà con un consumo di 1,73 miliardi di tonnellate di acciaio e il 2020 a 1,75 miliardi. Le incertezze legate alla volatilità dei mercati finanziari e al commercio estero, secondo gli analisti della World Steel, potranno rappresentare un elemento di rischio. In Europa, per esempio, ci si attende una domanda ancora più debole, più 0,3% rispetto al 2018, soprattutto nelle economie più dipendenti dall'export. Grazie alla riduzione delle tensioni commerciali, inoltre, nel 2020 il tasso di crescita sarà dell'1,2%. Le economie europee dovranno far fronte alla riduzione dei commerci esteri e alle incertezze legate alla Brexit. Nei paesi in via di sviluppo, Cina esclusa, infine, la domanda salirà del 2,9% nel 2019. Nella sola Cina si fermerà al più 1%. Nel paese asiatico l'aumento degli stimoli all'economia da parte di Pechino dovrebbe rafforzare la domanda quest'anno, ma l'effetto non durerà nel 2020, meno 1%. È invece in lieve calo dello 0,4% la produzione nazionale di acciaio, almeno a marzo, è quanto dicono gli ultimi numeri di Federacciai. Un calo meno marcato rispetto a quelli rilevati a gennaio e febbraio, ma il segno meno davanti alla produzione siderurgica nazionale a marzo è rimasto. Secondo gli ultimi numeri diffusi da Federacciai, nel terzo mese dell'anno le acciaierie italiane hanno sfornato 2,27 milioni di tonnellate, in decremento dello 0,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta del quinto calo consecutivo registrato dall'Associazione Nazionale dei Produttori. Se si guarda al primo trimestre, il calo si amplia al meno 2,1% rispetto ai primi tre mesi del 2018, con 6,28 milioni di tonnellate. A differenza del dato complessivo, quelli relativi ai prodotti lunghi e piani risultano positivi nel confronto con il 2018. L'output di lunghi è salito a marzo del 3,1% con 1,24 milioni di tonnellate. Sul fronte dei piani si nota il recupero produttivo dell'ex Ilva di Taranto. Il dato mensile torna sopra il milione di tonnellate, in aumento dell'8,9%. È arrivato con qualche giorno di anticipo il via libera ufficiale della Commissione europea all'acquisizione da parte di Liberty House Group di 7 impianti di ArcelorMittal, parte delle dismissioni dell'operazione di acquisto dell'Ilva. Tra essi c'è anche l'impianto di laminazione della Magona di Piombino.
L'Unione Europea ha approvato l'operazione di vendita a Liberty House di 7 impianti europei di ArcelorMittal, impianti che fanno parte dei disinvestimenti che la Commissione aveva chiesto al gruppo siderurgico lussemburghese per concedere il via libera all'acquisto del gruppo Ilva. Un nulla osta che è arrivato qualche giorno in anticipo rispetto alla scadenza annunciata per il 26 aprile. Ora manca solamente la chiusura dell'operazione, che secondo ArcelorMittal dovrebbe arrivare entro giugno. Tra gli impianti che entrano a far parte della multinazionale inglese c'è anche il laminatoio piombinese della Magona. Oltre a questo sito italiano, passano a Liberty House anche gli impianti integrati di Ostrava in Romania e di Galati in Repubblica Ceca, i siti di laminazione e finitura di Skopje in Macedonia, Liegi in Belgio e Dudelange in Lussemburgo, stabilimenti che coprono l'intera filiera dall'acciaio liquido ai finiti. Dopo questi acquisti, la capacità di Liberty salirà a 15 milioni di tonnellate, facendolo diventare il terzo player europeo per la produzione di acciaio. Ed ora andiamo a Terni, dove l'Acciai Speciali Terni ha realizzato un nuovo impianto di generazione vapore a recupero calore insieme ad Avvenia, un investimento di 4 milioni di euro che permetterà di non emettere in atmosfera circa 30.000 tonnellate di CO2 l'anno. Tutti i dettagli nel servizio del corrispondente Marco Torricelli. Sono costati 4 milioni di euro ed è stato necessario un anno per portarli a termine i lavori che hanno permesso ad Acciai Speciali Terni di realizzare il nuovo impianto per la generazione di vapore in maniera innovativa. AST ne utilizza oltre 230.000 tonnellate all'anno e che ha permesso di elevare al 70% del totale la quota di vapore prodotto senza l'utilizzo di combustibili fossili, con enormi benefici per il territorio. Contenendo i consumi di metano, AST ridurrà le emissioni di CO2 in atmosfera per un quantitativo pari a 30.000 tonnellate annue. Questo generatore di vapore, a recupero di calore, la cui ingegnerizzazione e realizzazione è stata affidata ad Avvenia, società del gruppo Terna, per l'amministratore delegato di Acciai Speciali Terni, Massimiliano Burelli, consente di migliorare il profilo di circolarità e sostenibilità di AST e rientra in un percorso caratterizzato anche da altri interventi importanti, come quello relativo al recupero delle scorie. Vorrei dare due punti, due flash su quelli che rendono questo impianto unico nel proprio panorama. E questi due punti sono il fatto di utilizzare come caldaia, tra virgolette, per questo generatore di vapore un forno e di avere come emissione di fumi un solo camino, un camino esistente già a servizio del forno che le dicevo prima. Il Walking Beam è un forno che generalmente sta intorno a 1200-1300 gradi, produce fumi sull'ordine degli 800 gradi, questi fumi vengono dapprima utilizzati per riscaldare l'aria comburente dei bruciatori, poi vengono rimessi nel circuito a una temperatura di circa 450 gradi. A questa temperatura e con quelle portate noi andremo a generare questo vapore. Luca Piemonti, amministratore delegato di Avvenia, ha voluto rappresentare l'orgoglio del gruppo per aver progettato e realizzato questo importante intervento, il primo in Italia nel suo genere, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici primari e delle emissioni inquinanti. Marco Torricelli, Terni. Questo era il nostro ultimo servizio, ma prima di chiudere vi ricordo che ormai manca meno di un mese a Made in Steel, la conference and exhibition principale per il Sud Europa per quel che riguarda l'intera filiera siderurgica, e per questo Siderweb ha deciso di portarvi alla manifestazione. Lo fa anche attraverso la messa a disposizione su www.siderweb.com di una serie di biglietti gratuiti. Basta collegarsi al sito e consultare la news dedicata. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, il telegiornale torna la prossima settimana. Grazie, arrivederci.